stiamo percorrendo la via Salaria e ci stiamo portando in località Fonte del Campo, frazione del comune di Amatrice. Che tipo di controlli farete lì? E facciamo i controlli servizio antisciagallaggio e servizio controllo del territorio, controlliamo le porte, controlliamo le case abbandonate, le case danneggiate, controlliamo eventuali intrusi. Qui si lavora giorno e notte, c'è un'attività particolarmente intensa ed una grande attenzione e vicinanza. Si lavora senza sosta per il ritorno alla normalità. Da Amatrice a Pescara del Tronto via Accumoli, il nostro viaggio di notte sul crinale del terremoto che ha devastato e ucciso 297 persone un mese fa, il 24 agosto, nelle frazioni abbandonate, silenzio e clima da guerra. Seguiamo i controlli della Polizia di Stato anche in auto, dove la tecnologia aiuta a smascherare i sospetti. La funzione primaria è quella della telecamera, che inquadrando le targhe delle macchine, se rilevano una targa, rubano qualsiasi cosa, suona l'allarme. Sì, bisogna fare un posto di controllo. Per un malintenzionato è praticamente impossibile accedere nelle aree colpite dal sisma senza passare per un presidio di polizia. Abruzzo 27 da gamma 3. Avanti. Allora procediamo con i controlli su Pescara. A Pescara del Tronto ci sono vigili del fuoco e militari a dire che quella è zona rossa, la notte amplifica la tragedia, tutto è fermo al 24 agosto. Non è stata individuata una zona particolarmente a rischio, tutte sono a rischio, specialmente in particolar modo le frazioni e i paesi vicini a una via di fuga più facile rispetto a quelli che si raggiungono con più difficoltà. La novità nei controlli ora viene dal cielo con l'arrivo di un drone. Già da questa sera è in fase di collaudo, diciamo, un nuovo strumento della tecnologia che viene fornito dall'esercito italiano, un drone che ci consentirà di pattugliare il territorio in orario notturno e quindi andare ancora di più ad effettuare dei controlli capillari ed intervenire laddove si verifichino delle anomalie oppure ci siano effettivamente degli accessi non consentiti.